Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo i cavoletti di Bruxelles gratinati al forno. Tre ingredienti, successo assicurato. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 500 g circa di cavoletti di Bruxelles, da cui ho pulito la base e le foglie esterne, del formaggio grattugiato a piacere, io ho scelto del grana, la besciamella, che se vi ricordate abbiamo fatto in Cucina con Agnese non tanto tempo fa, e vi allego nel box descrizione il link per andare a vedere la ricetta. Sale, pepe, l'acqua sta per venire a bollire, preriscaldate il forno a 180 gradi e mettiamoci subito a cucinare. L'acqua bolle, l'ho salata, andiamo a adagiare piano piano i nostri cavoletti, lasciamoli sbollentare e cuocere per circa 6 minuti e poi li passiamo sotto l'acqua fredda, così da bloccare la cottura. Ci vediamo dopo. I cavoletti di Bruxelles hanno cotto esattamente 7 minuti in acqua bollente salata, li ho scolati e passati immediatamente sotto l'acqua fredda, così che sono rimasti anche belli verdi e lucenti. Ho adagiato sul fondo di questa pirofila un po' di besciamella. Vi consiglio anche a voi, se inizia a intiepidirsi, a formare dei leggeri grumi, passatela anche voi al setaccio, come ho fatto io, così che rimanga bella liscia e morbida. Ora, il passaggio da fare è velocissimo, uno solo. Andiamo a trasferire i cavoletti all'interno della teglia, anche se si disfano leggermente, si staccano le foglioline, non importa. Io sto cercando di non sovrapporli, ecco perché li sto prendendo a uno, così che siano disposti tutti perfettamente nella teglia. E ora non resta che coprirli della nostra besciamella. Certo, questa è una ricetta che non si fa tutti i giorni, perché l'ingrediente principale è la besciamella, diciamo che è bello corposo. Però, quando uno vuole anche coccolarsi una volta ogni tanto, ci sta pure. E finiamo con una leggera grattata di pepe tutto attorno e il formaggio grattugiato. Questi adesso vanno in forno già caldo, preriscaldato, 180 gradi 20 minuti, fino a che saranno cotti e si sarà formata sopra una buonissima crosticina. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, dopo 20 minuti a 180 gradi e 5 minuti di grill, i nostri cavoletti di Bruxelles gratinati sono pronti per essere gustati. Ho fatto anche la rima. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, noi li lasciamo intiepidire una decina di minuti prima di portarli a tavola e gustarceli. Se la rifate anche voi, mandatemi le vostre foto, taggatemi, c'è sempre la galleria I Fatti da Voi che aspetta le vostre foto. Ci vediamo domenica prossima e buon appetito! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.